Un buongiorno agli amici di Ante.it, un buongiorno a Massimo Narcisi, il collega che cura il Marcuzzo con grande professionalità, ma giustamente parliamo anche di questo accordo che finalmente è nato con i tre comuni. Abbiamo il logo sulla pagina di Ant e tu giustamente rappresenti Monsanpolo. Praticamente ci abbiamo messo tempo, però ce l'abbiamo fatta. Stai facendo un grande lavoro per la radio, però ecco, so che curi tantissimo quelli che sono proprio i punti quotidiani del Marcuzzo, quindi la parte marchigiana, la parte abruzzese. Stamattina ti ho sentito mentre arrivavi, hai detto un sacco di cose, ma non perché me ne devi ripetere pure a me, però so che stai facendo diverse cose importanti. Buongiorno Carlo, intanto buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici di Ant.it, grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qui con te, non solo, ecco, perché poi sei sempre troppo buono con i complimenti nei miei confronti, quindi non li merito assolutamente. Quindi, no, dicevi, questa mattina puntata ricca, ma un po' come tutte le puntate dove cerchiamo di raccontare tutte quelle che sono le principali notizie del nostro Marcuzzo, quindi cercando poi di andare a dare un'informazione piuttosto puntuale agli amici che ci seguono via radio, ma che poi ci possono anche rivedere sul nostro profilo Facebook. Quindi ecco, questa mattina volevo prendere un po' lo spunto da quello che mi stavi chiedendo prima, visto che ti stai già organizzando per il 24, che adesso ci sono diversi ponti, Pasqua, il 24, primo maggio, e c'è una bella iniziativa che giustamente sei stato invitato e forse ci sarò anche io, e quindi mi fa piacere perché riuscire a organizzare un qualcosa per il sociale in un momento di festa penso che ha una doppia valenza. Guarda, sicuramente mi lanci un assist importante, poi parliamo proprio di sport, quindi doppiamente centrata la cosa, nel senso, sì, il 24 si sta organizzando ma sta nascendo proprio in questi giorni, quindi è freschissima la notizia che stiamo dando. Ci sarà proprio questo quadrangolare di beneficenza organizzato a 100 buchi dalla diocesi di San Benedetto del Tronto, dalla pastorale giovanile regionale e dal centro sportivo italiano del comitato di Ascoli Piceno, per raccogliere fondi o comunque per accendere nuovamente l'attenzione sulle zone terremotate. Ovviamente il 24, lo sappiamo, è proprio il mesiversario, chiamiamolo così, la ricorrenza della prima scossa del 24 agosto, quindi proprio in quel pomeriggio si vuole organizzare questo quadrangolare in cui giocheranno la nazionale sacerdoti, la nazionale degli amministratori dell'ANCI, una rappresentativa dei ragazzi di Amatrice, di Arquata e di Accumuli, insieme poi una rappresentativa dei volontari che hanno dato una mano nei soccorsi e anche nel dopo terremoto. Quindi ecco, si ritroveranno insieme per questo momento di festa, di gioia, di sport, per comunque ricordare tutto quello che è successo, ma soprattutto per ridare speranza in vista del futuro. Noi ci saremo, io ci sarò, ci sarà Radio R9, mi farà piacere se sarai anche tu. Io ti ho lanciato la proposta, vedremo se puoi essere disponibile, perché poi quando si parla di sport, quando si parla di calcio, Carlo Di Giovanni è un'eccellenza che deve comunque esserci. Grazie, no? Quindi l'importante è che ci sia anche Graziano, che vedo che fa le faccine, però perché lui non è che sa tanto ancora, quindi lo sta apprendendo adesso, sì, quindi lui è molto impegnato mattina, pomeriggio, sera e notte, quindi deve anche gestire. È il nostro jolly, quindi lo tiriamo da una parte e dall'altra. Quindi anche chiedere, visto che tu giustamente i terremotati purtroppo stanno ancora qui, sappiamo che se ne parla tanto, tanti politici vengono sia da te che da me per parlare, tante chiacchiere, però siamo già quasi a fine aprile e seguitano a stare, diciamo, sulla nostra costa, sia qui da noi che anche nel vicino Abruzzo. Ste casette tardano ad arrivare, però come sempre in Italia, tante ciarle, però di costrutto sempre poco. Quindi non si sa se slitterà ancora la permanenza qui da noi. Guarda Carlo, purtroppo è una notizia che è tristemente ricorrente nella mia trasmissione Buongiorno Marcuzzo, ma lo leggiamo anche dai quotidiani, perché purtroppo questi ritardi stanno un po' caratterizzando questo che invece doveva essere un processo completamente diverso rispetto al passato. Tanti ritardi, lo dicevi tu, purtroppo tante persone ancora si trovano sulla costa, ma non è tanto il fatto che ancora siano qui con la stagione turistica che sta arrivando, quindi la perplessità da parte degli albergatori, è il fatto che ancora non sappiamo bene quale potrebbe essere la scadenza e la fine di questo processo, perché le casette non sono ancora arrivate, le prime le stanno montando a Pescara, ma poi oggi anche sui quotidiani c'è una polemica legata al posizionamento di questo villaggio perché è troppo vicino alla Salaria e non è protetto come dovrebbe, quindi anche qui polemiche ci sono, che poi sono le prime 26 di 130 che dovrebbero arrivare, almeno per quanto riguarda la parte picena, quindi siamo in completo ritardo. Ieri è iniziata, lo dicevo anche stamattina in trasmissione, la rimozione delle macerie, questo è un segnale positivo, però anche questo sarà un processo molto molto lungo, perché dovranno essere comunque analizzate, prima andrà separato l'amianto, andranno poi portate in un deposito temporaneo. Sì, quindi c'è la Piceno Ambiente, infatti fa parte della cordata di aziende che si occupa di questo. Purtroppo però, ecco, siamo in ritardo.
tante cose sono state sbagliate, nel senso anche per dei cavilli burocratici che stanno complicando un po' la cosa. Quindi è una questione che, ecco, ogni giorno è tristemente sulla cronaca, perché purtroppo si stanno facendo errori che non dovrebbero esserci. Quindi anche intervistando diversi amministratori che sono venuti, in tanti hanno riconosciuto che forse qualcosa si è sbagliato. Sì, sicuramente non sono state date le priorità a chi doveva averle per poter andare avanti. Sì. Invece sì, quello, quando alla fine non fa niente nessuno. E come dici tu, però, il dramma che poi al centro rimangono, tra virgolette, col cerino in mano, le persone che hanno perso tutto in questo sisma, che oggi si trovano sballottate, che oggi trovano qui senza certezze e senza risposte. Voglio quindi anche prendere lo spunto, perché vedendo Rai 3 pomeriggio alle 14 hanno fatto diversi servizi interessanti, tutte queste persone che fanno i pendolari, che per raggiungere il posto di lavoro, chi a Sant'Elpidio, qui da noi, Grotta a Mare, fanno 80-100 km al giorno, cioè partono la mattina all'alba per tornare pomeriggio o notte, perché dice il lavoro non lo possiamo lasciare, quindi da qua presi con cioè qualcosa veramente di, non di massacrante, veramente di neanche immaginabile. Uno dice, se lo fai una volta, vabbè, ma fallo tutti i giorni lasciando priorità famiglia. Certo. Quindi, poi ecco, è vero che in questi casi purtroppo le belle notizie non fanno notizia, perché poi magari si parla sempre di più delle cose che non vanno, però ecco, va sottolineato che per esempio ieri, come dicevo, che è iniziata comunque lo stoccaggio delle macerie, ma anche ieri è stata riaperta la strada di Foce di Monte Monaco, quindi una zona che dovrà ripartire anche dal punto di vista turistico, tra tante difficoltà, però questo lascia ben sperare, nonostante così vada un po' a rilento su questo. Quindi, Faccio una domanda generica, perché tu ti occupi di Monsampone, non ti occupi di Montepordone e qua via, però so che un po' tutti i piccoli comuni, ma anche i grandi, il fatto della Pasqua è un po' quel risveglio dal torpore invernale, quindi iniziative, adesso c'è la Pasqua, quindi le varie cose sulle quali, insomma, molti, tipo Montebrandone, la famosa processione del Venerdì Santo, cioè tante cose che servono un po' a far ripartire i piccoli comuni in vista dell'estate, anche perché spesso, l'hai detto tu, l'ho detto io, ma lo dicono anche molti, visto che si sta puntando molto al territorio, ripetendo sempre che noi abbiamo questa eccellenza mare, collina, montagna, è giusto che si facciano trovare pronti anche i comuni dell'entroterra. Ma guarda, tu lo dicevi benissimo, cioè la primavera comunque è un po' il risveglio di tutto, no? Quindi anche nelle amministrazioni, nonostante ci siano tante difficoltà di bilancio e quant'altro, però c'è la voglia comunque di creare di appuntamenti, eventi che possano in qualche modo aggregare la comunità e far conoscere anche i nostri territori. Apro e chiudo una parentesi, lo dicevi tu prima all'inizio, è nata questa bella collaborazione dei nostri tre comuni con Iante, quindi questa convenzione che in qualche modo permetterà anche ai nostri comuni di far conoscere agli amici che ci seguono le varie iniziative che facciamo. Lo dicevi tu prima, ovviamente oggi entriamo il Venerdì Santo, quindi giornata dedicata alla tradizione, giornata dedicata alle Via Crucis a Montebrandone, così come a Monsampolo, ed Acqua Viva ci saranno le processioni del Cristo Morto, che sono ormai una tradizione che viene dal passato e che comunque è tipica di questo momento storico. Poi è chiaro che tutte e tre le amministrazioni stanno lavorando alla prossima stagione estiva, quindi inizieranno gli appuntamenti in una stagione particolarmente importante per il rilancio dei nostri territori, perché è difficile per tutto quello che abbiamo detto prima. Voglio sottolineare una notizia che poi oggi è presente anche sui quotidiani, perché ieri c'è stato proprio a Monsampolo la firma di un protocollo d'intesa per quanto riguarda il rilancio del turismo sostenibile nella Vallata del Tronto. 7 comuni che hanno sottoscritto questo accordo, che vedrà una serie di progetti che verranno fatti da qui ai prossimi mesi per la valorizzazione di una mobilità dolce all'interno della Vallata del Tronto, quindi il recupero di percorsi a piedi, a cavallo, in bicicletta, che possano permettere di visitare i nostri borghi e di far conoscere ai turisti, che oggi scelgono sempre più un turismo esperienziale rispetto al classico turismo di massa, quindi far gustare quelle che sono le nostre bellezze, le nostre tipicità, i nostri paesaggi. Erano presenti, oltre a Monsampolo, che è capofila di questo progetto, anche Monteprandone, Castel di Lama, Colli, Castorano, Appignano e Spinetoli, quindi questi comuni che si sono messi insieme. È l'inizio, ovviamente è l'inizio di un percorso che speriamo di fare insieme e di raccontarvi poi nelle prossime settimane, per vedere magari qualcosa di più concreto. Io sono fermamente convinto che questa cosa andrà in porto alla grande, perché quello che ti dicevo prima, il fatto di valorizzare il territorio, ci stiamo arrivando dopo 30 anni, però anche lo stesso governo che sta cercando di accorpare le piccole eccellenze, perché da soli non si va da nessuna parte, con la crisi che dal 2006
abbiamo raggiunto l'undicesimo anno, ma non vedo rosa. Non cambia nulla, purtroppo ancora. Quindi è giusto che ci si metta insieme per poter fare qualcosa. Questo è un progetto, diciamo, di pochissima importanza, ma che potrebbe dare lo sprono ad altre cose importanti da fare in sinergia. Ma soprattutto è quell'ennesimo segnale che c'è tanta voglia di fare, c'è tanta voglia di ripartire. Quindi questo penso che sia la cosa più bella per i nostri territori e per la nostra Vallata del Tronto e non solo. Sono d'accordo con te, ti ringrazio l'intervista, ti faccio l'imbocca, stai andando alla grazie gamba. Carlo, sempre troppo buono. Qualcosa insieme, vedo che insomma c'è anche dall'altra parte chi lo gradisce in maniera molto... Questo mi fa piacere, quindi ce la mettiamo tutta. Grazie Massimo. Grazie a voi.